Cioè nel 2010 i valori medi del PM10 sono stati al di sotto dei 40 microgrammi su metro cubo. Dunque un dato assolutamente importante che ci fa sperare e sicuramente però non molleremo perché i valori del PM10 vanno combattuti con tutta una serie di iniziative come ad esempio la limitazione della circolazione delle auto più inquinanti, soprattutto nei mesi che vanno da novembre ad aprile, come abbiamo fatto per gli Euro 2 diesel. Questo risultato importante per Padova si è ottenuto grazie a tutta una serie di iniziative come il tram, come la metanizzazione delle caldaie, l'ammodernamento del parco auto e tutte le misure di allargamento delle aree pedonali e dei blocchi dei veicoli più inquinanti, quelli immatricolati prima dell'anno 2000, che hanno determinato un risultato positivo per la nostra città. E da oggi respireremo un'aria più sana.